donna israeliana, che è una cantante ebrea, e insieme anche ad un interprete arabo-palestinese. Non ci siamo riusciti, ci siamo andati molto vicini. Abbiamo fatto questa cosa all'Auditorium della Conciliazione, Rai 1 l'ha trasmessa per ben 2 volte. Poi noi siamo stati a Betlemme, quindi ci siamo avvicinati a questa meta. Siamo stati a Betlemme e abbiamo cantato nella chiesa di Santa Caterina, che è proprio lì, vicino alla chiesa della Natività. All'interno di questa chiesa abbiamo cantato questa cosa bellissima, e la gente ci ha accolto in una maniera straordinaria. Quindi ci stiamo avvicinando piano piano, passo passo, a questa cosa che per me è importantissima, perché sono, sì, cantante dell'amore, d'accordo, però in realtà, mentre a fianco di tutto questo, c'è un impegno forte che da tanti anni io porto avanti, e qualche volta l'ho fatto anche con dei compagni di viaggio straordinari, come Nino Banfi, per esempio, quando facevano quadro per l'UNICEF. E Sì, quindi l'ho continuo a fare il massimo che posso fare per raccontarci che a Gerusalemme tutto è iniziato, e quindi a Gerusalemme noi dobbiamo tornare a rimettere a posto le cose. Certo, una canzone non è che possa fare granché, anzi, finora non ha fatto quasi niente in realtà. Però noi siamo testardi, noi musicisti, noi artisti, noi anche di carattere, andiamo avanti fino all'inverosimile, lo faremo in tutte le volte in cui sarà possibile farlo. E lo faremo anche qui, questa sera, in Cantare d'amore. Più d'amore di così, cosa dobbiamo fare? Allora, c'è una cantante ebrea che si chiama Maria Danger, ecco qui, con noi, che prego di venire. Suona per la porta di incredibile, canta in 8 lingue, pensa un po'. Che poi sono anche strano. Russo, comunque, insomma, lei l'avete vista forse nel DVD, no? Della Conciliazione, che facciamo Vita Mia in 4 lingue Esatto, diverse. quando la rifacciamo? Abbiamo cantato lì, appunto, a Betlemme, nella chiesa della Santa Caterina, accanto alla Natività. Lei è ebrea, ha cantato lì. E perché no? Non c'è, uno lo può chiamare come gli pare, ma quello è. L'altro, con un mio compagno nostro, compagno di viaggio, è Hakim Abu Jalila, arabo palestinese. Noi siamo qui in tutta tranquillità, in tutta pacifica, bellissima amicizia, a cantare una canzone. Come sarebbe bello se un giorno potessimo farlo lì dentro, eh? Speriamo, Spero, speriamo il più presto possibile. ma intanto noi ce la spieghiamo qui, te, Gerusalemme. Grazie. Yes.
تصوير الظلام للأبناء نجمة تعطون الشرشع أم لكل الأمهات جوقة عقيمة تغني تحيكي ثوب سلام من سنارتك يا قدس صوت لكل الأصوات منه يخف الألم أنت بين الجميلات أحلى عروس أنت فخور أمام الشمس تواكي بين الشمس كالشمس قدس أنت مكرمة مباركة أنت الأمل يثق الكل باسمك أنت نفس الأرض abbiamo gli appuntamenti importanti e noi insisteremo. Grazie a Maria Dangan. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie. Andate in pace, grazie.